E come da tradizione torna la festa di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano, organizzata dai Carmelitani Scalzi da ben 107 anni nei primi giorni di settembre. La festa continuerà per tutta la giornata di domani fino alle 19, quando la statuetta verrà ricollocata sul trono all'interno del santuario. Sentiamo Federico Plotti. È una tradizione che dura ormai da ben 107 anni. La festa di Gesù Bambino di Praga, organizzata da più di un secolo dai padri carmelitani Scalzi ad Arenzano, paese del Ponente Ligure, vicino Genova. Oggi e domani due giorni di festeggiamenti per una ricorrenza molto sentita dagli arenzanesi e non solo. Vengo da Como e ho conosciuto la devozione di Gesù Bambino attraverso un padre carmelitano. Sono 15 anni e da allora veniamo sempre appunto per la festa, per ringraziarlo e chiedere la conversione dei cuori. Per me è diventato il venire qui alla festa un appuntamento fisso al quale non posso mancare, per rinnovare quell'incontro, per portare le intenzioni di tutti, ma soprattutto per ringraziare Gesù Bambino di tutta la protezione, la benedizione e la compagnia che mi dà sempre, sempre. Questa mattina la posa della statua del bambinello alla venerazione dei fedeli per il tradizionale bacio, nel pomeriggio la benedizione dei bambini sul piazzale del santuario. In serata la suggestiva processione con la statua di Gesù Bambino di Praga aperta dai tradizionali crocifissi che scenderà nelle vie del paese per raggiungere il porto. Lì i pescatori la imbarcheranno e la porteranno in corteo in mare, dove sosterà proprio davanti al molo cittadino per la preghiera del pescatore, la benedizione alle imbarcazioni e alla città intera. Poi questa notte la lunga veglia di preghiera fino alle 4 del mattino di domani. La festa continuerà anche per tutta la giornata di domenica fino a sera, quando la statuetta verrà ricollocata sul trono all'interno del santuario.